voi ben sappiate che la scorsa sera se è finito, possiamo dire terminato il CES 2011, però le notizie non si fermano qui. Infatti, oltre a se vi farò un video, vi farò vedere un video di comparazione tra iPod Touch di quarta generazione e adesso l'altro che non ho disponibile, che mi ha prestato molto cortesemente un mio amico, il seconda generazione. E poi forse vi farò vedere anche, perché l'ho risistemato e che ha dei problemi, vi farò vedere come ho fatto, e alla fine vi farò vedere come si potranno tirare fuori le immagini, anche se non ci sono riuscito perché il programma l'ho scaricato in trial, quindi mi dava dei problemi in trial, cioè non permetteva di far tutto. Ok, vi farò vedere le piccole ispezioni, ve le commenterò, eccetera, eccetera. Questo non so quando, dipende dal tempo, perché adesso, ragazzi, come se avete capito, mi sto dedicando pienamente al sito, che sembra abbia dei problemi nel PHP MyAdmin, quindi un problema interno di Altervista, in quanto non si installa né Drupal, né... l'unico è Joomla che sono riuscito a installare, ma io volevo sinceramente Drupal, quindi ho questi problemi. Adesso vedo se riesco a risolvere per conto mio, o altrimenti sarò costretto a contattare l'amministrazione, insomma, di Altervista. Ok, vi lascio al video di comparazione, ragazzi, e alla fine, dopo il video di comparazione, ritorniamo che vi devo annunciare altre news. Ragazzi, eccoci qui tornati con i nostri iDevice. Bene, ok, ho fatto partire la connessione wifi e si è collegato nel quello di quarta generazione, nel 4G. Già arrivano le news da iSpazio. Sperate che il 2G mi è stato prestato da un mio amico, quindi non so se non so se cioè com'è conciato. So che, dato che mi ha chiesto o ripristino, no, e ho fatto ok, posso averci ancora video preview? Sì, va bene, buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao. Scusate ragazzi, mi sono un po' raffreddato. Ok, tornando a noi, dicevo, confronto internet. Cerchiamo Safari in ambedue. Ah, qua giù qui è. Qui è su internet. Safari. Già, comunque vuoi vedere la differenza dei due schermi. Ok, andiamo a svuotare la kink, ci scusate un attimo, di navigazione di questo qui, che ha già navigato parecchio in internet a differenza di quell'altro, come dicevo, appena resettato. No, Safari, cancella cookie cake, cancelliamo, andiamo ad aprire Safari. Non so se non ci si aprirà la stessa interfaccia, perché devo chiedere un po' di, ok ragazzi, un po' di robina. Allora clicchiamo, riapriamo Safari. Ok, andiamo a metterli tutti e due in modalità landscape, sopra il 4 e sotto il 2. Non si vede molto, ecco, forse così ragazzi è un po' macchettino meglio, anche se si è puntinoso. Questo è dovuto al mio, alla definizione del mio wave. Mannaggia, non è proprio performantissimo. Ok, cosa andiamo ad aprire? Vediamo, un po' finito, sono comunque leggermente diversi. Andiamo ad aprire il sito della stessa ditta Apple insieme. Selezionato male. 1, 2, 3. iPod Touch in tutti e due, si aprirà. Come potete vedere, sta prendendo vantaggio il 4, ma l'ha recuperato anche il 2. Ha vantaggio il 4, il 2 lo recupera. Con un leggero ritardo lo recupera e qui comincia a arrivare il problema grosso. A parte lo schermo, il 4 ha già fatto, il 2 sta ancora caricando. A parte la differenza totale di versione dalla 2 alla 4, molto difficile anche come confronto. Ma allora, possiamo notare comunque anche nel parte la qualità dello schermo, che vabbè ormai risaputo, comunque un po' di impicci nello zoom, ma come scorrimento nella pagina, se non zoomate, ve lo assicuro, adesso io non riesco a farlo ritornare normale, piccolo piccolo, è veramente veramente buono. Stessa cosa anche nell'iPod di quarta generazione, ma penso che questo non sia dovuto bensì al prodotto, ma bensì alla connettività. Vedete un po' di differenze nel browser, nonostante tutti e due aggiornato, ma questo non è un problema. Adesso andiamo a chiuderli e riportarli in modalità normale. Chiudiamo anche qui. Ok,
Altra cosa che andremo. Ok. Altra cosa che andremo, scusate un attimo, mi porto in sincronizzazione, ad aggiornare, a controprovare, sono le note, cioè la tastiera. Tutte le note qui perché si è sincronizzato online, andiamo a mettere sempre in land. Questo è un po' più lento a girare, ma molto, è un po' più rapido a rilevare il movimento. Vediamo qui. Vediamo la tastiera veramente reattiva, se devo scrivere qualcosa di concreto, vediamo. Sì, non sono abituato. No, non sono abituato io. Comunque è veramente veramente buona. Qua si impappina leggermente. Si impappina. Ma anche qui veramente performante. Forse dobbiamo scrivere qualcosa di concreto. Anzi, quasi quasi sento meglio lo schermo. Non il retina display, quell'altro sotto le dita. Ok, andiamo ad annullare la nota, un po' più scattoso il sistema, qui, un po' più scattoso, riportiamo qua, altre cose che possiamo confrontare, va bene, mail qua non sono attive, musica qua non ce n'è, mi sembra, infatti no, qua sì. Però possiamo testare l'audio in un'altra maniera. Già vediamo la conformazione dei tasti molto diversa. Ops, porca trota, che hanno i due device. Va bene, mettiamo qui, facciamo un altro tipo di confronto adesso. Allora, vediamo sempre audio, impostazioni, impostazioni. Indietro. Eccolo qua, suoni. No, purtroppo questo qua non supporta le notifiche, ragazzi. Niente, non riesco a farvi sentire il sonoro, perché non ha sincronizzato niente. Poi, sempre per rapidità, qua non ci sono gli ebooks ancora. Proviamo con un'applicazione sincronizzata di tutti e due, che si chiama AdScan, che è la prima che ho sincronizzato per fortuna, se no non avevo nemmeno quella. Teoricamente non dovevo avere nemmeno quella. Come potete vedere, la velocità dell'iPod di quarta è schiacciante. Ma come potete vedere di qua non è mai stato avviato. Andiamo a fare start. Tutti e due l'audio. Ma in uno solo, perché nell'altro non c'è l'audio. Andiamo ad abbassarlo anche qui. Clicchiamo, play. Devo dire qui come sempre più reattività nel touch di quarta. Quella di seconda stentenna sempre. Cancello, se non andiamo a collegare, facciamo adventure. Cancel. Cliccata male io mi sa. Adventure. Eccolo qua. Ok, qua mi spiega tutta la storia. Io qui invece faccio continue. E qui parte il primo. Vediamo. Una giocabilità. Giocabilità su questo qui. Ok, vediamo. Tac. Tu. No. Non ho capito. Tuk 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 tuk. Diciamo che ho capito. Diciamo che la giocabilità è buona, anzi non cambia dall'iPod Touch di quarta, non cambia proprio in tutti i sensi, veramente buono. E vediamo però niente, performante. Ok, non si lascia mai indietro niente. Vedere qua finita la partita, andiamo su questo, e questo sarà l'ultimo confronto che andremo a fare, mi sembra. No, l'ultimo è il game, no, il game center, no, sì, è l'ultimo, ragazzi, che vabbè, lo schermo non riesco a farvelo vedere qual tipo di registrazione che sto effettuando. Andiamo a fare play, vediamo a fare una partita qui. Qui è più complessa la partita, ma a me non interessa tanto la complessità, ma bensì la giocabilità. Vedete, no, anche qui non è che noto le particolari differenze. Forse al tatto mi piace di più lo schermo della seconda generazione, anche se. Ok,
Eccoci tornati ragazzi, scusate se il video si è interrotto, ma ho finito la memoria purtroppo quando lo stavo registrando, quindi si è interrotto comunque, era quasi finito lì, mancava gli ultimi apprezzamenti che vi farò adesso, quindi cosa vi posso dire ragazzi, che per quanto riguarda comunque il confronto, anche l'iPod Touch BG, il Wi-Fi va a dire veramente buono, funziona. C'è comunque sempre le migliori apportate in questo modello, se cioè non esiste più il 4G. Lo schermo, devo dire che quello del retina display è più bello visivamente, ma al tatto, almeno a me, torna più scivoloso forse. Molto più comodo il TFT, mi sembra. Bah, non mi ricordo dell'iPod Touch di seconda generazione, se non vuole dire cavolate. Ok, per quanto riguarda nuove notizie, ragazzi, si parla già di iOS 4.3, che dovrebbe arrivare il 19 gennaio, in quanto quando verrà rilasciata l'applicazione Daily, che è una specie di giornale, però specifico per iPad, rilasciato in collaborazione con Apple, quindi sta parlando già oggi così, che verrà probabilmente lanciato il 19 gennaio, ma non si sa se è solo per iPad, e questo dovrebbe introdurre, se non mi sbaglio, dovrebbe introdurre le sottoscrizioni e pagamenti ricorrenti. Questo è quello che dovrebbe andare a introdurre questo nuovo iOS, quindi non dovrebbe dare grande differenza per quanto riguarda il jailbreak. Quindi penso che il jailbreak per 4.2.1, quando verrà fatto l'unfolded, non darà problemi nel 4.3. Così la penso io, eh. Poi ragazzi, oggi è il compleanno del classico gioco da tavolo 1, 40 anni compie, e Gameloft per questa occasione lo sconta a 79 centesimi su App Store per un limitato periodo di tempo, quindi non si sa ancora per quanto. Se vi interessa l'applicazione, approfittatevene. Un'altra news arriva fresca da eBay, e alcune indiscrezioni parlano di quanto si stia lavorando, e è stata presentata anche al CES 2011 un'applicazione per iPhone, iPod e iPad di eBay. App eBay la chiamano, mi sembra. No, niente, ho detto una cavolata. Vabbè. Tornando a noi, Windows 8. Abbiamo oggi parecchie notizie. Windows in generale. Windows 8, come voi sapete, è in sviluppo. E addirittura è stato il ramo WinMain, che si occupa di Windows 8, è arrivato alla Milestone 2, quindi Win8M2, e questa build è anche se un po' più stabile, devo dire, veramente più sviluppata di quella presentata al CES, però purtroppo ancora di download non se ne parla, purtroppo, nonostante con Windows 7 era successo che già le Milestone erano disponibili alla prova, con Windows 8 purtroppo questo non sta accadendo. Molti si aspettano forse per una beta 1, beh, ancora non si sa. Ragazzi, vi saluto, per oggi è tutto.